È un giorno come gli altri, a Calolzio, al termine della scuola. Bella raga, ci vediamo oggi pomeriggio al parco, stessa ora, stesso posto. Va bene. Okay. Ciao. 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 Bella. Ciao. Allora, fatti i compiti. Ma cosa ce ne può fregare a noi dei compiti? Giusto. Ma guardate quel tipo là, che strano. Non sembra un tipo molto affidabile. Ma state zitti. Quello lì mi sembra un delinquente. Dai, proviamo a conoscerlo e facciamoci amici. Oh, te, come ti chiami? Piacere, sono Sandro. Giovanni. Sandro. Marco. Sandro. Barbara. Dopo un po' di giorni che i ragazzi si frequentano. Ma che sbatta sta scuola, continuano a farci verifiche su verifiche, io non ci capisco più niente, sono pieno d'ansia. Sai quanto ti capisco. Ehi ragazzi, guardate, ho della gente che mi può procurare della roba, che vi tranquillizza, potrebbe andare bene. Dai, ci sì, va bene. Sì, sì. Allora domani ve la porto, va bene. Sandro porta la droga, ma nessuno la vuole, tranne Giovanni, che ha problemi familiari e scolastici. Ecco qua ragazzi, ve l'ho portata. Va bene. Che scusa, schifo. Cos'è? Io non rifiuto. No, grazie. Non la volete, sicuri? Sicuro. Sì, gratis. No, grazie. Se poi la volete... No, grazie. Sì, sì. Non vogliamo questa roba. No, io me la tengo. Sicuro? Bravo. Ehi Sandro, me ne porteresti ancora un po' che mi aiuta molto? Va bene, guarda, se vuoi ce l'ho qua. Grazie. Giovanni è diventato dipendente dalla droga. Ovvero un tipo di relazione negativa tra una persona e una cosa. In questo caso Giovanni e la droga.